principio degli esseri è l'infinito, da dove infatti gli esseri hanno origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità, perché essi pagano l'uno all'altro la pena e l'espiazione dell'ingiustizia, secondo l'ordine del tempo. Anassimandro nasce a Mileto in un anno non ben definito, sicuramente tra il VI e il VII secolo a.C., come il suo predecessore Talete, predecessore e maestro, tant'è che si parla di una scuola ionica, anche se poi non era una vera e propria scuola come la intendiamo noi. Scusa, ma cosa sa fare? Cosa stai facendo? Faccio lezione sui presocratici. A parte che il termine presocratici a me non piace, perché sembra che c'è Socrate come punto di riferimento della filosofia greca e gli altri sono prima di lui, e come dire avanti Cristo, no. Faccio lezione sui presocratici. Chiamiamoli filosofi delle origini. Poi c'è, cioè, di solito lezione la faccio io, ti sei quello che dorme, beve, si legge i libri della Murgia. No vabbè, comunque adesso ho capito che più importante se lo faccio io il frontman, più che altro per un fatto anche di visualizzazioni su YouTube e di iscritti al canale. A te faresti più iscrizioni al canale? Vabbè, vai, fai la lezione, vai. Con il suo trattato sulla natura, appunto il termine physis che significa natura. Ora sul termine physis ci sarebbe da dire un po' di più, cioè physis lo possiamo intendere come cosmo, ordine cosmico, totalità dell'essente autogenerante. Ah, chi te l'ha detta questa cosa qua? Diego Fusaro. Comunque, in questo trattato Anassimandro dirà che l'acqua, di cui parlava Talete, non può sopportare sulle spalle il peso di essere il principio, perché l'acqua è corruttibile, l'acqua evapora, l'acqua è soggetta al divenire. Il principio non può essere soggetto al divenire, il principio è. Conia anche il termine archè, appunto, principio. Questo principio lo chiameremo apeiron. Il principio deve essere illimitato, questo principio che si chiama apeiron. Non può nascere né morire. Quindi vi è questo principio che vogliamo chiamare, è già difficile, cioè, dove sono raccolte tutte le cose e come fa a crearsi la realtà. Da questo apeiron si distaccano le cose, per contrari, con un atto di prevaricazione, un atto di ingiustizia, il caldo sul freddo, il maschio dalla femmina, il bello sul brutto. Tutte le cose si distaccano ed entrano nel ciclo della vita e della morte. Questo atto di prevaricazione lo vediamo nella realtà. Quindi un contrario prevarica l'altro e si distacca. Mi fai un esempio, per favore, che non ho ben capito questa cosa che hai detto. No, sai, magari qualche visualizzazione in più. Va bene, allora facciamo un esempio. Il cavallino. Il cavallino è dentro la Peyron e a un certo punto la subbia intimidatoria è dentro la Peyron e a un certo punto decide che prevarica. Non si può applicare sto benedetto criterio a tutto il sistema. Allora, ti perdi in un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua, se lo lasci sotto il sole, si riscalda. Quindi il calore compie un atto di prevaricazione sull'acqua. Quando poi lo lascerai di notte al freddo, l'acqua si raffredderà. Quindi il suo opposto del calore compirà un altro atto di prevaricazione sul prevaricante. Quindi il prevaricato prevarica il prevaricante in un ciclo continuo. Potremmo aggiungere, come hanno detto tanti studiosi, che questa interpretazione di Anassimandro riflette anche una certa visione della società greca, dove imperversa la corruzione, la sopraffazione dell'uomo sull'altro uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Altra grande intuizione di Anassimandro è relativa alla generazione degli esseri umani. Gli esseri umani, secondo Anassimandro, derivano dai pesci, dagli anfibi. A un certo punto, con questo atto di prevaricazione, gli esseri umani si distaccano dai pesci per contrasto. Sì, ma questo atto di prevaricazione, in greco, come lo definiresti? Ma guarda, a me le lingue morte non è che mi interessano poi più di tanto. La hubris, la tracotanza. L'unico comportamento veramente deplorevole per gli antichi greci era appunto questa tracotanza, questo voler superare i limiti a loro imposti dagli dèi. Pensate al volo di Icaro. Icaro che vola verso il sole, ma si avvicina troppo, quindi oltrepassa il limite a lui imposto dagli dèi e le sue ali si sciolgono e lui cade. Oppure il mito di Prometeo.
Prometeo che ruba il fuoco agli dèi, fuoco che è solo dominio degli dèi, e lo dona agli uomini, e per questo viene punito, messo su una rupe con un'aquila che gli mangia il fegato ogni giorno. Ma l'intuizione più importante, più fondamentale, destinata a segnare il corso della storia di Anassimandro, è proprio una nuova concezione della Terra. La Terra, prima di lui, dopo secoli e secoli di astronomia dei babilonesi, degli egizi, dei cinesi, stava semplicemente sotto al cielo. C'era sopra il cielo e sotto la terra. Anassimandro sarà il primo uomo a dire che la terra galleggia nell'universo e che il cielo sta sopra, ma anche sotto, anche a destra, anche a sinistra. Un'idea che cambierà la storia della scienza, anche se di scienza non si poteva ancora parlare. Ma oggi autorevoli scienziati dicono che Anassimandro ha avuto la prima intuizione scientifica. Lo stesso Aristotele definisce questa intuizione di Anassimandro un'intuizione ingegnosa, anche se poi cambierà i motivi per cui la Terra riesce a galleggiare in mezzo all'universo. No, comunque sei andato bene, dai, ti facevo più ignorante. E show il mio stile. Sì, da adesso è meglio che le faccio io le lezioni, perché funziono di più come personaggio, proprio... Cosa c'ho io che non va, secondo te? Non capisco. Ma non so, più che altro il naso, che è un po' troppo... prominente, quell'aria da maestrino, la gente la respingite, cioè non funzioni, non... vabbè. L'opera d'arte è Solilunio del mio amico Valente Taddei.